capo sono 54. Nola, 13 giugno 1980. Alzata della borda del Giglio del Bettoliere. La borda è l'albero centrale intorno al quale si costruisce il Giglio. 8 sono i gigli protagonisti della festa con cui i nolani ricordano ogni anno, il 22 giugno, la morte di Ponzio Meropio Anicio Paolino, San Paolino, vescovo della città, avvenuto nel 431 d.C. a Cimitile, un comune poco distante. Le Corte d'Italia, i gigli di Nola, ortolano 1980, maestri di festa, Pasquale Montanino e Giuseppe Naiovine, presidente onorario Raffaele Provisiero. Paranza Nolana, musica brusselese, costruttore Gaetano Scotti e figli, cantano Gigi Carosone e Mimmo Marotta. La canzone porta per titolo O Pianino, versi di Nino Cesarano, musica del maestro Felice Natalizio. La festa si svolge sempre di domenica. La prima parte della giornata culmina con la cosiddetta ballata, che ogni giglio esegue nella piazza del Duomo. Una manifestazione che trascina tutti i presenti nella piazza in una partecipazione entusiasta. Uno spettacolo che forse coinvolgerà anche noi. Thank you.
piglio è alto 25 metri e quando è carico delle persone che vi sono trasportate, la banda musicale, il cantante, gli addetti alla manutenzione della struttura, i ragazzi che ventilano i portatori, pesa 40 quintali. I portatori sono chiamati collatori o anche con accento dialettale, cullatori. Il gruppo di collatori che porta un determinato giglio si chiama paranza ed è composto da almeno 150 uomini. Il numero dei collatori può diminuire quando la paranza vuol dimostrare meglio, in alcuni casi, la sua abilità. Queste esibizioni straordinarie si chiamano cacciate. Nella base del giglio, detto anche piede, sono inseriti 8 lunghi pali, le varche, legati alla struttura con funi che ne garantiscono l'elasticità durante gli spostamenti. Trasversalmente sono infissi altri 16 pali più corti, i varrielli, che sono invece mobili e applicati di volta in volta dai collatori a mo' di leva ai due fianchi del piede. Anteriore della struttura lignea è rivestita di cartapesta che caratterizza la forma definitiva del giglio che è diversa da giglio a giglio. Di solito sono utilizzati vari stili architettonici con un disinvolto giusto classico, ma non mancano tentativi di irruzione nell'arte moderna da parte di qualche progettista con risultati a volte interessanti. C'è dunque pure nello schema immutabile della struttura dell'obelisco uno sforzo di invenzione formale che può essere interpretato come un segno di vitalità funzionale e simbolica del giglio. Come on, come on.
organizzatore e finanziatore del Giglio è il maestro di feste, che ne assume anche il comando con il titolo di capo paranza. Accanto al maestro di festa c'è il paranzaro, organizzatore della paranza, che spesso lo sostituisce nel comando del Giglio. A un grado inferiore vi sono poi quattro più caporali, che fungono da capigruppo. Intorno al Giglio gravitano centinaia di sostenitori che formano il comitato e che l'accompagneranno per tutta la giornata, cantando e ballando. Tutti gli appartenenti al comitato di Mondato Giglio indossano la stessa maglietta che li distingue dagli altri comitati. Sono circa 4.000 le persone direttamente, volontariamente e entusiasticamente coinvolte nella grande festa, sotto e intorno al Giglio. Ma quasi tutta la popolazione di Nola vi partecipa e molti vengono da altri paesi vicini e da Napoli. Nola è una cittadina di 29.000 abitanti, dediti prevalentemente al commercio e all'agricoltura, al centro di quella che un tempo fu detta Campania Felix. Ha origini più antiche di Roma e una memoria storica in cui ricorrono nomi notissimi. Ottaviano Augusto vi morì nel 14 d.C. Vi nacque Giordano Bruno nel 1548. Di qui divampò l'insurrezione risorgimentale di Morelli e Silvani. L'attuale festa dei Gigli è ancora molto simile a quella che si svolgeva fin dalla metà del secolo scorso, ma è il risultato di una lunga evoluzione che ha origini antiche, almeno dagli inizi del 1500. I Gigli sono comparsi nella festa di San Paolino solo nel 1700, venivano chiamati anche Mai. Ogni Giglio era accompagnato nella processione dagli artigiani, rappresentanti di quell'arte che l'aveva fatto costruire. Ma già un secolo prima, nel 1600, al posto dei Gigli venivano trasportati i cosiddetti Cerei, che già fanno parte della festa all'inizio del 1500. Questa in onore di San Paolino viene descritta per la prima volta in una storia di Nola del 1514 da uno scrittore locale, Ambrogio Leone. Il settimo giorno, il giorno prima della festa di San Paolino, si fa un altro giro per la città. Prima vanno i contadini con falci, seguendo come fosse il loro vessillo una grandissima torcia a guisa di colonna, accesa e adorna di spighe di grano. Questa torcia è tanto grande che un uomo solo non può portarla, onde è portata da parecchi, ritta su di una specie di cataletto. Viene fatta con il denaro raccolto dai contadini e ogni anno si accresce, non solo viene rifatto ciò che si accende percorrendo la città, la chiamano Cereo.
Similmente si fa altra torcia da altri, e in questa processione ciascuno segue la sua, mandandola avanti a sé. Viene poi il cero degli ortolani, adorno di cipolle e di agli, dietro cui vanno gli ortolani, e poi gli altri ceri degli altri artigiani. Dopo di questi vengono le file dei monaci e le file dei sacerdoti chierici, l'ultimo dei quali è il vescovo, che porta in mano le reliquie degli apostoli, del legno della croce, di alcuni martiri e di San Paolino, chiuse in una mano d'argento. Accompagnano il vescovo, il conte e il maestro del mercato, di poi i primari cittadini e il rimanente popolo, tutti a piedi. Il Giglio si trova vicino alla casa del maestro di festa e la domenica mattina si avvia verso la piazza per esibirsi nella ballata. Con i Gigli si muove anche un'altra macchina a forma di barca. La barca, secondo l'interpretazione popolare, ricorda la nave con la quale Paolino ritornò a Nola dall'Africa insieme con i Nolani da lui liberati dalla schiavitù dei barbari, come racconta San Gregorio Magno. È la prima alzata del Giglio del Sarto comandato dal maestro di festa, commendator Francesco Taurisano, fabbricante di divise militari. La Paranza è formata da uomini provenienti da Barra, un paese vicino. Si chiama appunto Paranza Barrese. È molto forte e quindi viene vista dalle altre 8 paranze locali come una temibile concorrente. L'alzata, aizata, serve a sollevare il giglio da terra e con ogni altro movimento seguente è regolato dalla musica. Di solito la Paranza alza il giglio alla fine del secondo ritornello di una canzone scritta appositamente. La canzone dell'alzata è una delle due originali che caratterizzano ogni giglio e viene eseguita in tutte le manifestazioni che scandiscono i vari momenti rituali della festa durante l'anno. Nei versi, solitamente c'è l'esaltazione della festa e l'elogio del maestro di festa e della sua famiglia, ma soprattutto la canzone è il panegirico della Paranza e del suo capo. Sì.
vigilie si avvalgono di un repertorio musicale eterogeneo, composto di marce militari, di vecchie canzoni napoletane e di motivi di successo di varia provenienza, che vengono utilizzati secondo le figure coreutiche che accompagnano. La musica è una componente essenziale della festa. Il suo ritmo permette ai 150 uomini che portano il giglio di muoversi all'unisono e di concentrare tutte le loro energie dirigendole contemporaneamente in una sola direzione. Così i due squilli di tromba dell'attenti permettono ai collatori di assestare la bada sulla spalla e anche il comando ritmico per posare il giglio. Guonci guonci, è dietro, fa sì che tutto il peso venga abbandonato in un solo istante. Un'altra funzione importante della musica è quella di collaborare alla creazione di un'atmosfera di esaltazione entusiastica che cresce man mano che la festa va avanti fino a raggiungere un vero e proprio clima orgiastico.